E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con l'Inter. Allora, prima di giocare appunto la partita con la nostra Inter, abbiamo le due amichevoli con l'Italia e che sono rispettivamente contro Svizzera e Sudafrica, ma sono partite che andremo tranquillamente a simulare proprio perché sono amichevoli e non sono decisive per le qualificazioni ai mondiali. Tra l'altro siamo anche già qualificati e tra l'altro subito vittoria 2-1, doppietta del nostro Lorenzino Insigne contro la Svizzera, molto bene. E adesso giochiamo col Sudafrica. Donnarumma, sì, Donnarumma ragazzi mi interessa, andiamo subito a rinnovare il contratto. No, avevo fatto bene, trasferimenti, contratti. Allora, no, mi sa che faccio prima direttamente andare a ok. Allora, Donnarumma prende 25, sono 30? Ragazzi, allora è a posto. Allora è a posto, mettiamo chiave prima la squadra tutta la vita, visto che si sta giocando solo lui in porta. E dunque andiamo alla partita con il Sudafrica, andiamo a simulare anche questa. È il riscaldamento dei nostri giocatori. E vediamo di portarci a casa un'altra vittoria. 4-0. Allenamenti fatti e andiamo avanti. E dunque, adesso abbiamo il Cagliari con la nostra Inter. Abbiamo anche due email con Don. Qual è questa roba? Fama del brand. Ho aggiunto un milione della vendita delle magliette. Ah, la faccia. Minchia, raga. Siamo a novembre, ottobre. Che mese siamo? Cioè, siamo a ottobre. Abbiamo già pagato 200 milioni con la vendita delle magliette. Porco cane. Comunque, tutto pronto. Possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua dunque da San Siro per il primo incontro giocato di oggi, ovvero Inter-Cagliari. Partita di campionato che vede sfidarsi la nostra squadra che è in seconda posizione e il Cagliari che è in terza. Non sanno neanche loro come fanno ad essere in terza, ma a quanto pare stanno giocando bene. Lo dimostra anche la statistica della difesa con la nostra squadra che è, diciamo, al primo posto con solo 3 reti subite e il Cagliari al secondo insieme al Pescara con solo 5 reti subite. Questo è il nostro Kun Agüero e dunque tutto pronto e andiamo. Nostra formazione con in porta Donnarumma, difesa Bailly, Oxford, Alderweireld, a centrocampo Mané, João Mario, Casadei, Martial, in attacco Coutinho, Gabriel e il Kun Agüero. Palla buona per João Pedro, attenzione João Pedro, Donnarumma se ne va, Martial appoggio per Mané, Mané entra in area, il destro, parata di Storari. Siriteru la tiene, cerca un varcolo, trova il sinistro, para Donnarumma. Finisce qua il primo tempo, buona prestazione da parte della nostra squadra. Anche se il Cagliari, ragazzi, sta giocando bene. Devo dire che sta giocando veramente bene per essere in trasferta a San Siro. Palla buona per Coutinho, la controlla, se la porta sul destro. Oh, come sa fare lui, palla fuori. Palla per Coutinho, prova a cercare il numero, filtrante per João Mario. Attenzione al lancio per Ionita, fa partire il cross basso, Donnarumma. Palla per Stendera, Stendera, sul fondo. Philippe Coutinho, all'88esimo minuto, l'Inter trova il vantaggio contro il Cagliari. Gol di Philippe Coutinho, bravissimo il nostro Mark Stendera ad arrivare in area e a mettere un pallone difficile ma perfetto per il nostro Philippe Coutinho, 1-0. E c'è il lancio per il Kun. Con Salamone lì sta dietro, il Kun contro Storari, il Kun, oh mio Dio Storari. E finisce qua la partita, vittoria 1-0 di misura, anche un po' soffrendo della nostra Inter contro il Cagliari, ma sono 3 punti molto importanti. Allora ragazzi andiamo avanti, prossimo incontro che ci vedrà sfidare il Paris Saint-Germain in Champions League. Non è una partita facile, per niente, però comunque bisogna vincere ragazzi per allungare definitivamente in Champions League e portarci a casa, non dico la qualificazione, ma comunque siamo lì. Perciò andiamo a sistemare le magliette, tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua dunque da San Siro per il secondo incontro di oggi. Stavolta siamo in Champions League e siamo nella partita contro il Paris Saint-Germain. Partita, come ho già detto, non semplice, ma da vincere assolutamente. Questo è il nostro Gigio Donnarumma. Primo piano anche per il nostro CDB che si sta riscaldando. Balla la Macumba, che cazzo stava facendo? Non lo so, ragazzi. Comunque, tutto pronto e andiamo a sconfiggere il PSG.
8 formazioni con in porta Donnarumma, in difesa Bellerin, Lemos, Yagüe, Sidi Bey a centrocampo, Pogba, Fosu-Mensah, Kondogbia, in attacco Embolo, Edmilson Junior e Marcus Rashford. Attenzione Rashford, e a terra, calcio di rigore, calcio di rigore per la nostra Inter al quinto minuto, fallo di Krychowiak. Chi è? Penso di sì ragazzi, forse Meunier, non lo so, non si vede, non so chi sia, però ha fatto veramente un brutto fallo sul nostro Marcus Rashford. E dunque, punto calcio di rigore, è pronto Pogba dal dischetto, carica a destro, piazza alla sinistra, o meglio alla destra di Kevin Trapp, e c'è l'1-0 Inter, firmato Paul Pogba, rimasto freddo e lucido dal dischetto per superare il portiere. Dunque 1-0. Attenzione, attenzione, Ben Arfa, Donnarumma se ne va, finisce Bianca, attenzione, quasi a terra in aria, Donnarumma. Finisce così il primo tempo ragazzi, stiamo giocando bene, però il Paris Saint Germain si fa sentire. Da quando hanno preso gol ragazzi sono scatenati. Attenzione a palla per Ben Arfa, trova il varco, mamma mia. Milton Junior, a terra in aria, Marquinhos, fallo, calcio di rigore, il secondo della partita. Incredibile ragazzi, la difesa del PSG è abbastanza in crisi. Eh sì, è abbastanza in crisi. Marquinhos commette un fallo di ostruzione sul nostro dimesso giù. Dunque Pogba dall'eschetto prova a cercare nuovamente l'angolo, e stavolta Trapp la prende. Meunier va sul fondo, cross, Krychowiak, Donnarumma, palla per Maier, se la porta sul destro. Buona palla per Pogba, che entra in area, la piazza col destro, nel 7, Pogba, doppietta per il nostro super bomberone francese, che parte con la da ignorante come sempre. E appunto Inter 2, Paris Saint Germain 0, arriva il colpo del KO per i transalpini con questo destro pazzesco di Paul Pogba. E finisce così la partita, vittoria 2-0 della nostra Inter sul Paris Saint Germain, altri 3 punti molto importanti portati a casa in Champions League grazie all'uomo lì inquadrato. Allora signori, andiamo avanti, prossima ed ultima partita di oggi che ci vedrà sfidare la Fiorentina. Dovremmo essere a Milano? Sì? Ragazzi, non sarà una partita semplice, la Fiorentina dà sempre fastidio, veramente una squadra che dà sempre fastidio. Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua, dunque da San Siro, per l'ultima partita di oggi in campionato, che ci vedrà sfidare la Fiorentina a Milano, a San Siro, la Scala del Calcio. Non sarà ragazzi, come ho detto, una partita facile, nonostante la Fiorentina sia in 11ª posizione. Insomma, non sono partite benissimo, 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, però rimangono comunque una squadra molto tosta. Inquadrato il nostro Paul Pogba, vedremo se saprà trascinare nuovamente la sua squadra. E dunque tutto pronto e formazione con il porta Donnarumma, difesa Piccini, Bailly, Alderweireld, Barreca, centrocampo Pogba, João Mario, esterni Mané, Martial, trequartista Coutinho, in attacco il Kun Agüero. Palla buona per Piccini, si accentra, la gioca per João Mario trova lo spazio Tatarusa, Paredes appoggio per Kalinic, c'è niente da fare, impossibile per il nostro Gigio Donnarumma intervenire su questo pallone. E c'è dunque il vantaggio della Fiorentina, 1-0, firmato appunto Nicola Kalinic, brava anche Paredes. Dai, però la partita è ancora lunga. Buono per Coutinho, non so come la tiene Coutinho, c'è il Kun Agüero, Tatarugiano. Palla buona per Ilicic, attenzione Ilicic, oh mio Dio il palo. Finisce così il primo tempo. Ragazzi, non stiamo giocando male, però non sto giocando male neanche la Fiorentina. Non sarà facile portare a casa qualche punto. Martial trova spazio, se ne va. Anthony Martial, palla fuori. Palla per il Kun, attenzione, Paul Pogba, Tatarugiano, blocca. Coutinho, in aria, Filippo Coutinho, non ci credo. Se ne va, Mauro Zárate, la traversa. E niente da fare ragazzi, finisce qua la partita. Tante occasioni per la nostra Inter, ma niente da fare, la Fiorentina è stata brava. Allora signori, il video può finire qua. Tabella della mano in campionato, siamo in seconda posizione sempre, a meno 7 dal Napoli ragazzi, che non ne perde una, 8 vittorie su 8. Carro armato. Non sarà facile riprendere il Napoli. Cioè già, abbiamo già 7 punti di ritardo dopo 8 partite.
Insomma, non siamo partiti benissimo, però non c'è male. Prossime partite che ci hanno sfidare: Genoa, Pescara e Sporting Lisbona. Ah, no, guardate il tabellone di Champions, ma comunque ragazzi siamo a 9 punti su 9, quindi a posto. E dunque, appunto, il video può finire qua. Vi chiedo, come la società per bollicino in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici. Lasciate anche un bel commento e direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video.